Buonasera, buona Pasqua a tutti, spero che stiate tutti bene e che il tempo, speriamo di finire la diretta, perché qui il tempo sembra farla apposta, ma quando sono le dirette io, c'è sempre brutto tempo. Ma. Allora, aspetto che arrivi qualcuno. Intanto vi ringrazio per tutto l'affetto che mi date con tutti i messaggi, con tutte. Mi fa tanto piacere. Non credevo di essere così ben voluta. Io vi ringrazio tutti, tanto, tanto, tanto. Nadia, Katia, e gli altri non li ho ancora visti, però buonasera a tutti e a tutti. Avrei un messaggio per Maria Alba che mi ha scritto oggi, mi ha scritto tanto. E allora mi è arrivato così un messaggio dalla sua mamma. Maria Alba, se ci sei, se no te lo scrivo per domani. Vorrei ringraziare intanto la signora Anna Tamburini Torre, Enrico, l'Anna Maria Squiteri, ecco, che fanno parte di questo gruppo e sono tutte le sere c'è cose molto interessanti, molto belle, c'è sempre da imparare. E a me mi piace imparare, mi piace scoprire tante cose, tutto quello che è possibile che io non so, però è bello. Alessandro, Mirella, Agata, Graziella, un altro Alessandro, bene, bene, bene. Anna Maria, Cecilia, se corri così non ci arrivo. Rocco, Monia, Mirella, Mariella, Cristina, Giuseppe, Alessandro. Ora, se mi volete fare delle domande, lo sapete che io io non mi metto in contatto con l'aldilà in diretta perché ho bisogno del mio tempo, ho bisogno del mio. Devo fare le cose per bene. Però posso. E cerco di rispondere a tutti, se non subito la sera, il giorno dopo, in settimana, perché anche l'ultima diretta, mamma mia, quanti messaggi. Ci ho messo quasi 10 giorni a rispondere a tutti e spero di aver risposto a tutti e se non ho risposto a qualcuno, per favore, riformulatemi la domanda che cercherò al più presto di farla, tanto io sono a casa anche domani, lunedì e sempre, e sono a disposizione. Volevo dirvi che ho avuto altri buonissimi risultati per quanto riguarda la pranoterapia a distanza, che sono molto 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 felice. Che le mie nipotine nate con la pranoterapia stanno crescendo e sono bellissime. E no, Nadia, io ho solo un messaggio per Maria Alba. Però devo anche dire che questa ultima settimana è stata una settimana molto movimentata per me. E non mi sono nemmeno applicata tanto, dico la verità. È stata una settimana pesante. Spero che finisca presto. Daniela, prova a chiedermi se posso, ti rispondo. Cioè,
Ti rispondo subito e se no ti scrivo. José, prova. Te chiedi, io se posso ti aiuto. Questa è la mia missione, è il mio compito. Cercare di aiutare. Io cerco di fare del mio meglio. Qualche volta non ci riesco, Però io ce la metto tutta. Non chiedetemi soldi perché è l'unica cosa che non ho. Ma va bene anche così. Ah, poi devo ringraziare delle signore che mi hanno mandato dei pacchi. Grazie, grazie mille. Tutta roba buonissima, tutta roba bella. No, meriterò tante, tante cose così. Anna Maria, si vede che non ce l'ha ancora fatta, però vedrai viene. Vedrai viene. Te l'ho detto di mettere la sua fotografia sotto il cuscino. Prova perché funziona. Metti la fotografia del tuo bimbo sotto il cuscino e poi vai a letto e cerca di dormire. Vedrai che lo sogni. Buonasera Silvia, grazie. Sì, scrivete, l'ho detto, non è che possa rispondere subito e immediato a tutti, però rispondo. L'ultima volta ci ho messo tanto perché erano quasi 800 messaggi e erano tanti, da rispondere a tutti. Spero di averlo fatto da tutti. Dunque, se mio papà. Florinda, è una cosa per tutti. Per chi rimane è un dramma. Per chi va via, no, perché è già nella luce, perché ha sofferto tanto, ma ora non soffre più. Ora è tranquillo, non è arrivato ancora in cima alla scala per poter parlare con voi, però si farà sentire o da voi, o da me, o da qualsiasi altra persona come me, che ce ne sono tantissime, tantissime. Tutte molto brave, e si farà sentire, vi dirà qualcosa. Certo, è stato un dramma per loro, per chi è andato via è stata una liberazione. Per chi rimane no, perché vederli portare in ospedale per sperare che vada tutto bene, che stiano bene e poi non tornano più. Certo è brutto. Vi capisco perché una volta è successo anche a me, mi è morto babbo all'ospedale, la mamma uguale. L'abbiamo potuto rivedere, ma c'era solo il corpo lì, non c'erano più loro, sono andati via. E chi non può vedere nemmeno il corpo, ma il corpo. Sì, noi di qua diamo tanta importanza, però di là no, di là conta l'anima, conta lo spirito. Ah, poi vi volevo dire una cosa. Oggi mi ha scritto una signora. Mi ha scritto dei messaggi molto, per me sono stati sconvolgenti. Mi hanno detto che c'è un sito dove. Non so come. Si mettono in contatto con l'altra dimensione, ma non è una cosa positiva, perché poi chi l'ha fatto ha visto mostri, ha visto cose paurose. Allora, siccome il diavolo funziona, c'è. Cioè,
Diavolo c'è. C'è il bene e c'è il male. E vi dico anche questo, io l'ho visto. L'ho visto perché una volta mi hanno portato qui una ragazza giovane e perché volevano che gli parlassi. Io ho visto che questa ragazza era strana, però non riuscì, cioè non avevo mai visto una cosa del genere. Una cosa tanto, aveva gli occhi brutti questa ragazza. Era giovane, mi sembra che avesse 16 o 17 anni. Io non so cosa aveva fatto questa ragazza, se aveva fatto qualche seduta spiritica, ma no di quelle vere, di quelle fatte con la tavola. Ouija, no, io non lo so neanche dire, insomma. O col tavolino o col bicchierino o non lo so come. Soltanto che questa ragazza vedevo che era strana e ho provato a spruzzargli un pochino d'acqua benedetta. Mi ha preso una mano, mi ha dato un morso. Aiutatemi a dire che non si staccava. Meno male che l'avevano accompagnata la mamma e un fratello. Gli hanno chiuso il naso e aperto la bocca, ma sapete quanto mi è rimasto questo segno sulla mano? Ma poi mi faceva proprio male. Meno male che se sanguinava dovevo andare anche dal dottore perché non sapevo se aveva la rabbia. Ma ho avuto una gran paura. Di questa ragazza che io ora le persone ho imparato, le guardo in viso perché se vengono così a me mi hanno fatto tanta paura e vi dico che il diavolo esiste. Ora ho voluto dirvi questo perché facciate attenzione a questi siti. Io non so il nome di questo sito. Questa signora non me l'ha voluto dire perché non era per lei, era per altre persone che lei amici suoi, che avevano fatto questa cosa. Sicché, attenzione, attenzione, attenzione. Buonasera Carmen, Lucia, Donatella, Monica, Irma, Anna, Enza. E poi siete tantissime. Beh, Candida, io penso che la reincarnazione non venga fatta, cioè non, prima di tutto ci viene chiesto. Se vogliamo reincarnarci o no, primo. Secondariamente, non è che viene fatta immediata, anche perché nell'oltre non esiste spazio-tempo. Un minuto qui può essere 10 anni di là, un'ora potrebbe essere 100 anni, di là non esiste il tempo. Sicché penso che quando uno si voglia reincarnare, bisogna vedere perché ti viene chiesto, perché quando si va di là siamo su, si deve salire una scala. Bisogna vedere quanto vogliamo salire da sta scala, se vogliamo stare a piano terra, se vogliamo salire piano piano, se vogliamo andare in cima al grattacielo, e con più si va in alto, con più siamo a contatto col Signore. Siamo nella luce divina e sicché ci vuole un po' di tempo perché ci viene fatta. Io non l'ho vista perché io quando sono andata io ci sono stata troppo poco. Mi hanno fatto vedere solo poche cose però significative per me. Io che credevo e non credevo.
sì, avevo una religione all'acqua di rose, cioè andavo in chiesa perché ero obbligata, non perché ci andavo, perché lo sentivo. Pregavo ogni tanto con la bocca, ma una prego col cuore è diverso, è tutta un'altra cosa. Non si può andare in chiesa, non importa, non importa andare in chiesa, puoi pregare in casa tua, puoi pregare in camera, puoi pregare in cucina, da qualsiasi parte. Puoi pregare facendo azioni buone, cercando di aiutare il prossimo, come uno può. Se uno può fare anche tanta carità, bene, la faccia più possibile, specialmente in questo periodo che c'è tanta miseria in Italia. Si pensa a tutto il mondo, sì, anch'io dico di pensare a tutto il mondo, però pensiamo anche all'Italia, ai nostri bimbi, che ce n'è tantissimi ora, che hanno bisogno di tutto, perché purtroppo i genitori non lavorano, perché c'è tante malattie, tante cose, e sì che se potete aiutate economicamente, come potete, regalando un giocattolo, regalando soldi, regalando pasti, tutto quello che potete, ma però anche se date una spilla da balia, ma datela col cuore. Non importa che diate milioni per farvi vedere grandi e poi lo date per farvi solo per il vostro ego. No, 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 no. La carità si fa in silenzio. Si va vicino a una persona che vedete che è in difficoltà, mettetevi le mani in tasca e mettetevi in tasca senza neanche magari farvi vedere. Sarete felicissimi. E poi si può aiutare con una persona, con una parola buona. Ora non si possono fare neanche le carezze, ma pensate a quante persone hanno bisogno di una carezza, di un abbraccio, di un ciao, di un buongiorno. Sono piccole cose, ma che aprono il cuore. Cerchiamo di essere un pochino tutti più umani. Rita, no, sono una persona uguale a voi. Sono una peccatrice come voi perché sono un'umana. Cerco di fare il più che posso, però anch'io ho qualche problemino, però ce la metto tutta. Enrico, non mi fate commuovere perché è una serata, eh? Qui c'è un vento che porta via. Allora, ora voglio vedere questo, ho bisogno di aiuto. Stai tranquilla, Annalisa, no, stai tranquilla. Chiedi perdono, se l'hai ferito chiedi perdono. A volte bisogna fare un passo indietro, non bisogna essere superbiosi. Chiedi perdono a Fabrizio. E poi se lui ti vuole bene, ritorna. Grazie, grazie a tutti, Anna Maria, signora Anna. Questo.
ti vogliono bene. Non devi aver paura né di questa polverina che si vede alzare. Io la prima volta che ho visto questa polverina, vi parlo di tanti anni fa, non sapevo cosa voleva, cosa erano gli orbs. Mi ero addormentata sul divano. C'avevo un divano e due poltrone. Mi ero addormentata, mi sono svegliata e vedo questa polvere che sale dalle poltrone che avevo davanti a me. Allora ho avuto una paura perché pensavo, siccome purtroppo c'ho il vizio del fumo, che mi ero addormentata con la sigaretta, ma io da sdraiata non ho mai fumato e non fumo. Pensavo di aver incendiato qualcosa, sicché mi sono alzata di scatto. Invece non c'era niente, non c'avevo neanche nel portacenere, niente. E allora ho cominciato a cercare cos'era questa polverina che si alzava. E allora mi hanno spiegato che sono queste anime che si formano in questa maniera, e probabilmente ce n'era tante che mi guardavano. Perché questa polverina poi è tornata tante tante volte e è stato bellissimo. E ora io non ho più paura della polverina, degli orbs, come li chiamano. Io non ne so le lingue, sicché la chiamo polverina. Forse non sono ancora insieme, aspetta, che torno indietro un attimo. Si sono riconosciuti. Si è bloccato, Sara. Sicuramente si sono riconosciuti. E vedrai che poi stanno bene insieme, si faranno sentire da te, stai tranquilla. La mamma la sento proprio serena, però, perché sai, purtroppo sono malattie che portano tanto dolore e quando vanno nell'oltre si rilassano perché poi va via subito il dolore. Te lo dico perché appena io sono entrata nel tunnel, io il dolore è sparito completamente. Quando poi sono rientrata, è rientrato anche il dolore fisico, ma quando ero nel tunnel, nessun dolore, solo gioia. Allora, Lisa, sicuramente Massimo ti ha perdonata, perché quando si arriva nell'oltre si diventa tutti più tranquilli, più calmi, le cose brutte le lasciamo di qua, di là portiamo solo le cose belle. Vai tranquilla, stai tranquilla. Se venisse questo messaggio da Chantal, te lo mando. Grazie, Rita. Più che altro dovevo imparare tante cose io. Mi è cambiata la vita veramente. Hello. Inglese. Oh, Anna, come sono contenta. Hai cambiato lavoro. Vedrai sicuramente che va bene. Bene, meno male. Ti hanno aiutato, vedi? Valentina, sicuramente tuo babbo.
Lui vede tutto. Appena può, sicuramente ti aiuta. Ti manderà dei messaggi, ti manderà qualcosa. Loredana, dipende da te, eh? Cercalo. Cercalo, chiamalo. Sicuramente non ti credere che sia una cosa immediata. Ci vuole tempo, ci vuole fede, ci vuole pazienza, ma sicuramente perché tutti lo possiamo vedere o sentire. Dipende da noi. Silvana, come vedo io questi messaggi, non li vedo solo io. È questo che vorrei che voi capiste, perché io li vedo. Ma forse attraverso me o attraverso il computer, dall'altra dimensione vedono e sentono tutto. Sicché io appena ho i messaggi, io li mando subito. Stasera ne ho avuto uno per Maria Alba, se c'è Maria Alba. Eccola! Maria Alba, allora. Io penso che era davvero la tua mamma, io non l'ho vista però, ti dico solo, mi è arrivata solo la voce e mi ha detto che sta bene, che è nella luce. Aspetta, perché me lo sono scritto. Sono nella luce divina. Allora, a te ti chiama Alba. Tranquilla, che rientra il lavoro e appena rientra il lavoro ti starai benissimo in tutti i sensi che te capisci. Ok? Mi hai fatto la domanda verso le 7, le 8, non mi ricordo. Io ho fatto qualche cosetta e poi dopo mi è arrivata proprio subito questo messaggio e io l'ho voluto scrivere, se no avevo paura di dimenticarlo. Ciao Luciano. Faccio solo quello che posso. Palma, tuo fratello è sempre per la strada. Io penso che sia sempre per la strada. E piano piano arriva di là. Ma stai tranquilla che comunque sta già bene, perché al momento che ha fatto il tunnel stanno già bene. Al momento che entra, non importa che l'abbia percorso tutto, al momento che entra nel tunnel sta subito bene. Se manda un messaggio, se appena può, o a me o a qualsiasi altra persona che fa le cose che faccio io, sicuramente ti manda un messaggio. Vai tranquilla. Perché c'è tantissime persone brave, specialmente con la radio, col computer. Con le voci così come vengono a me. E poi ho sentito un'altra diretta prima dove una signora chiedeva come si presentano, come si vedono. Allora, io a volte le vedo come se fossero vivi, cioè se fossero in questa luce. Altre volte invece sento solo delle voci.
Non so se la voce è del mio angelo custode o se è proprio della persona. Però quello che mi dice sono messaggi giusti che arrivano diretti alla persona interessata. Però mi è capitato tante tante volte di vedere proprio le anime, ma in persona. Ho visto e ho descritto dei bambini, delle persone adulte, come erano vestite, come erano pettinate, come erano. E questo mi fa piacere. E poi non so se vi avevo detto che secondo me ho visto anche tanti casi di sparizioni, sparizioni anche dei bambini. Credo di avervelo già detto, però quando ho sempre detto io che la bimba Angela era viva e sembra che sia, che l'abbiano trovata e io a suo tempo avevo anche detto dove erano diverse persone che non erano in Italia, che erano all'estero, chi più vicino, chi più lontano, e prima o poi le tirano fuori tutte, vengono fuori, anche quelle che pensano che siano morte da anni, e invece no. Maria Luisa, penso proprio di sì. Ma ora io non mi ricordo se era per Maria Luisa, ma tempo fa venne un messaggio da una certa Angela. Però è passato un po' di tempo, non mi ricordo se era lei. Comunque ce n'è tante Angela, eh. Se dovesse tornare, sicuramente, dai. Beh, sicuramente, sicuramente ci proteggono, cercano di aiutarci come possono. Certo, non subito, anche a loro ci vuole del tempo perché prima di tutto si devono rendere conto di dove sono. Poi devono pensare, siccome siamo tutti in questo mondo e siamo tutti peccatori, chi più o chi meno, ma siamo tutti. E allora ci verrà chiesto, ci viene chiesto se ci siamo pentiti o no. E finché non ragioniamo e non ci si rende conto che magari con una parola detta male abbiamo fatto del male a delle persone, loro le abbiamo fatte star male o gli abbiamo fatto degli sgarbi o qualsiasi cosa, no, non si va avanti su questa scala. E tutti si vuole arrivare, quando siamo di là, si vuole a tutti arrivare in cima alla scala. Allora, io so che il Signore perdona tutti. Io non ho visto l'inferno. Io non credo ci sia l'inferno. Però c'è il diavolo. Il diavolo c'è. E non bisogna farci tentare. Rita, se arrivano senz'altro, eh? Queste meditazioni,
Io quando sono tornata una persona diversa. Mi ci è voluto un po' di tempo per capire se era vero o no. Perché quando mi sono svegliata all'ospedale, perché a me mi è successo questo DNA durante un intervento, un banale intervento, ma io avevo paura e non aveva funzionato l'anestesia poi me ne hanno data troppa e insomma mi ha fatto un po' male. Ma ha voluto insegnare, con questo viaggio nell'oltre, hanno voluto insegnarmi che non devo pensare solo a me stessa. Devo pensare, sì, anche a me, ma anche agli altri, alle persone che mi sono vicine e che mi sono lontane, alle persone che mi vogliono bene e anche a quelle che mi vogliono male. Bisogna saper perdonare. Io ho saputo farlo. Mi ci è voluto un po' di tempo per perdonare. Però ho saputo farlo. Ho saputo farlo anche se era un perdono per me, è stata una cosa pesante, perché le cose che vengono dal di fuori, dall'estra, è diverso da quelli che ti vengono da vicino, però sono riuscita a farlo. Non l'ho dimenticato e vorrei dimenticarlo. Ho perdonato, però non ho dimenticato. Non sono ancora una persona come credete tanto brava, perché se fossi stata così, io dovevo dimenticare. Invece ancora non ci riesco e sono passati anni. Poi, Luciano, va bene, però non è successo a me e spero, non credo che mi succeda, perché ora mi sono fatta molto, molto, molto più furba e più scaltra. Anche per quanto riguarda le telefonate che arrivano da vari venditori, mi hanno fregato, mi hanno truffata, poi ce l'ho fatta a venirne fuori, ma la truffa era grossa. Attenzione, attenzione a queste telefonate. Non dite mai sì quando rispondete al telefono. Quando vi chiamano, non dite mai sì. Mai, mai, mai. Rosy, non è ancora venuto nessuno. Mi fai vedere questo? No, addio. Quello. Corella, non è ancora venuto nessuno. Se Aresi si chiami, se vengono sicuramente, eh? Ok, vai pure avanti. C'è la segretaria, eh? Carmen, la mamma ti ha perdonato, eh? Hai fatto un errore, cerca di non farlo più con nessun altro. Giovanna, può darti che in questi giorni arrivi. Se tu mi dicessi almeno però qualche nome, sarei o papà o la mamma, quello che vuoi.
Oh, bene, aspetta, torna indietro un attimo, brava. Angela è il nome della mia mamma. Lucia, mi fa molto piacere. Lasciala andare, papà, se vuole andare. Vuol dire che ha voglia di ritrovare la mamma, la tua mamma, e ha voglia di stare con lei. E probabilmente, mancandogli lei, si sente un uomo perso. Sai, quando due persone stanno tanti anni insieme, bene, erano giovani miei. È andato via papà e dopo neanche un anno è andata via anche la mamma. Non aveva più scopo nella vita. No, no, il tunnel non fa paura a Loredana, anzi, appena apri, io ho aperto una porta e mi sono trovata un tunnel davanti. Ma sai perché? Perché ora di queste cose se ne parla, se ne può parlare. Quando è successo a me, sono quasi 40 anni fa, di queste cose non se ne poteva parlare, ah, tabù, mamma mia. Venivi, cioè, poi se prezzi sentiva una cosa del genere, mamma mia. Invece io da questo viaggio ho imparato tante cose. E siccome succede sempre più spesso, cioè forse succedeva anche prima, però essendo un tabù che non se ne poteva parlare e a chi succedeva stavano zitti perché anche i medium erano pochissimi. Perché chi torna dal viaggio, che io lo chiamo viaggio, torna con dei doni. Tutti, tutti tornano. Ti viene chiesto, a me mi è stato chiesto, dice, mi hanno detto, perché io sentivo le voci. Allora, te hai fatto questo percorso. Io poi sono guarita tramite una medicina detta da un frate a una medium in trance e no con la medicina, quello con la chirurgia ufficiale, no, assolutamente no, perché dopo l'intervento, dopo pochissimo, 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 invece di un tumore ne avevo tre. Vabbè, io con questa cura del cavolo, perché veramente del cavolo, sono guarita. E poi mi hanno chiesto, te sei guarita grazie a noi. Te ora te la senti di aiutare il tuo prossimo come ti sei stata aiutata? E io ho detto sì. E io mi sono messa a disposizione. Mi hanno dato diversi doni, fra i quali la guarigione attraverso le mani. E io faccio anche sul computer, su una fotografia, aiutando tante tante persone. Certo, il medico ci vuole, se ci vuole il chirurgo ci vuole il chirurgo, la medicina avanti a tutti. Questo però è solo un aiuto per stare un po' meglio. Io non dico che guarisco, no, io aiuto.
Ultimamente mi è capitato di aiutare diverse mamme a diventare mamme perché avevano qualche problemino nella fecondazione comunque sono nonna di diversi nipotini, anche se non sono miei, io li considero nipotini. C'è stato qualche caso di altre patologie più o meno gravi che sono migliorate e lo faccio solo così. E poi cerco di aiutare con la parola, come posso. Quello che faccio, quel poco che faccio, lo faccio solo esclusivamente col cuore. Non ho mai chiesto soldi io. No, no, assolutamente. Io cerco di aiutare. Questo è il mio compito. Va bene, spero venga tuo papà per darti dei messaggi per tuo figlio. Veglia, io so che a me di questa cosa qui mi era stata detta tanti, 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 tanti anni fa. Non voglio esagerare, ma una trentina d'anni fa, più che meno, che sarebbe successo una pandemia, perché non parlavano di pandemia, parlavano che sarebbe successo un grosso disastro, che tantissime persone sarebbero andate via. Praticamente tutte insieme perché avevamo bisogno di tipo un diluvio universale, tipo. Allora, è un periodo che ci sono stati tante catastrofi. C'è stato diversi terremoti importanti. Anche in Italia c'è stato quel famoso tsunami, ci sono state delle guerre, tanti tanti disastri. E più ora c'è questa cosa qui in tutto il mondo, perché ha preso tutto il mondo. Che sarebbe successa una cosa molto grave? Io l'avevo detto in diretta una ventina di giorni prima che succedesse. Dissi che sarebbe successo qualcosa di molto importante. Purtroppo è successo. Ma io non è che me lo sono inventato. A me l'hanno detto. Perché mi dicono le cose belle. Però mi dicono anche le cose brutte. E a volte le cose brutte non si possono dire. Non si possono dire per non mettere allarmismi, perché non si può. E invece le cose belle si possono dire. Come l'amore donato e sprecato? No, scusa, l'amore donato è sprecato se non condiviso.
Io cerco di darla a tutti. Chi non lo vuole non lo prende, non è mica obbligato a prenderlo. Io te lo do uguale. Se non lo vuoi, lo lasci da parte. Ce n'è di più per un'altra persona. Io però te lo do lo stesso. Carmen, Mauro sicuramente è pentito di quello che ha fatto, perché la vita ci è stata regalata e non bisognerebbe toglierla, togliersela, né per noi né per gli altri. Se Mauro ha fatto questa cosa o era veramente molto disperato, non stava bene di testa. Non credo che l'abbia fatto né per un gioco e si è pentito. Ma il Signore non l'ha condannato. È lui che si è condannato. Il Signore perdona tutti. È il babbo di tutti. Chi è quel babbo che non ci accogli? Non esiste. È lui che è pentito, è lui che ha bisogno di preghiere, perché si evolva, perché vada avanti. Perché quando una persona è pentita poi può andare avanti. Ma lui si dà, cioè, si rende conto che ha fatto una cosa che non doveva. Questa è l'ultima lettera che era a quella bambina che poi è diventata suora, la suora che è morta 2 anni fa. E ha detto, aspetta, perché non riesco a rinfilare il discorso. Ecco. Ora proprio l'Apocalisse no, però insomma, ve l'ho detto, ci deve essere, l'umanità deve ricredersi su tante cose. C'è troppa cattiveria in questo mondo ancora ora. C'è troppa disparità. C'è quest'odio fra il bianco e il nero. Perché? Siamo tutti uguali. Perché hanno la pelle abbronzata? Beati loro. Perché sono abbronzati. E i bianchi? Perché si credono superiori. Ma di cosa? Di cosa sono superiori? Di niente. E poi ci sono i gialli, ci sono i rossi. Siamo tutti uguali però, perché fuori la pelle è colorata diversa, ma dentro siamo uguali. Abbiamo gli stessi organi, abbiamo il solito fegato, lo stomaco, il cervello, abbiamo tutto uguale. Perché ci deve essere questa disparità, questa cattiveria fra bianco e nero, specialmente in America? In America perché ci sono troppe armi, non capisco come possono vendere le armi così. In Italia c'è altre cose, però c'è tanta cattiveria anche in Italia. Ma bisognerebbe che queste cose non ci fossero, perché il mondo se va avanti così va avanti sempre peggio. E questo è un insegnamento per cercare di, secondo me, per adunare anche le famiglie, perché si erano parecchio, parecchio allontanate. Ora con questo coso qui che dobbiamo stare tutti in casa, che è venuta a noi a tutti, sicuramente, no?
Però cerchiamo di essere un po' più umani. Prima eravamo tutti robot. Dobbiamo andare a lavorare, bisogna fare quello, bisogna fare quello. Ora le cose vengono fatte tutte con più calma. Vengono fatte con più calma, con più riflessione. E poi bisognerebbe che tanti genitori, io sono una nonna, però a me mi è stata insegnata un'educazione. Erano abbastanza severi in casa e ho cercato io di trasmettere con meno severità, con più apertura mentale, con più, come si può dire, con più apertura mentale verso i giovani, però insegnando anche l'educazione. Questi genitori di oggi, l'educazione ai figli, non l'hanno insegnata. Ecco perché c'è tutto questo bullismo, questa cattiveria, queste cose che al tempo mio non esistevano. Io, quando andavo a scuola io, che ci sono andata anche poco, però no, nessuno si picchiava a scuola, c'era rispetto per gli insegnanti, per i docenti, per le persone più grandi che si trovavano per la strada, sull'autobus, sul treno. Un giovane si alzava e doveva lasciare posto alle persone più grandi o alle donne in gravidanza. Ora non esiste più, non esiste più nulla. Queste cose qui sono brutte però. E ora che i genitori stanno spesso a casa, dovrebbero insegnarlo ai figli un po' di educazione, che non gliel'hanno mai insegnata, gliel'hanno messi appena piccini all'asilo e quando uscivano dall'asilo davanti alla televisione un cartone dietro l'altro. Senza che sappiano una canzoncina, senza che sappiano fare niente. A computer, alla televisione fissi, quella è la babysitter, la televisione. No, la televisione deve essere uno svago per i bimbi per un'ora, ma poi devono fare un disegno, devono fare un gioco, devono muoversi. Non stare fissi alla televisione a mangiare troiai. Quando si giocava a noi si giocava, ora non si può giocare in mezzo alla strada, c'è troppe macchine, e poi c'è la violenza e non si possono lasciare i bimbi. Ma se da piccini gli si insegna cos'è il rispetto, poi lo portano anche loro per gli altri. Però bisogna andare avanti così. Grazie Loredana, non avevo capito. Oh signore Giuseppe, cerco di aiutarti davvero. Mandami una fotografia, me la mandi su WhatsApp e cerco di aiutarti. Però ricordati che se stai male, chiama subito il medico. Non stare a casa, eh. Devi chiamare il medico, devi andare in ospedale. Perché poi si guarisce, eh. Però io ti posso aiutare. Però non ti affidare su di me, ti prego. Chiama il medico se non respiri. Adri, speriamo venga il tuo papà, via. Io te l'auguro con tutto il cuore. E che tutti non lo vogliono, ma se non lo capiscono. La faccenda diventa sempre peggio, eh? Perché la maleducazione è una brutta cosa. Forza con le domande.
Angela. Angela, io nel mio piccolo cerco di aiutarlo. Bisogna che tu mi mandassi una fotografia di questo bimbo. Però ti devo dire anche una cosa, ma lo dico a te e lo dico a tutte le mamme e ai papà che hanno perso i loro angeli. Quando un giovane va via è perché si è reincarnato già diverse volte e è talmente puro, talmente un'anima nobile che il Signore ha detto basta patire sulla terra, vieni a gioire nel mondo con me. E va diretto in cima alla scala. Questa è una cosa per tutti i genitori che hanno i figli piccoli, piccolissimi, grandi. Quando un giovane va via è perché è già un angelo quando nasce. E la nascita gli serve per andare poi, per fare l'ultimo passaggio e andare subito nella luce divina. Lisa, qui fammi la domanda e poi io ti rispondo. Me la fai qui o me la fai su WhatsApp o dove vuoi, su Messenger. Me la mandi su Messenger e io ti rispondo. Non credo subito, non credo domani. Prima io le leggo tutte e poi una alla volta rispondo a tutte. Ok. Anna, un bel dire. Non mi accontento di quello che c'è in giro, ma perché? Cosa vuoi? Vuoi una persona? Devi trovare una persona che ti voglia bene, che sia un operaio, che sia un contadino, che sia un professore. L'importante è che ti voglia bene. Che sia bello o che sia brutto, non importa. L'importante è che ti voglia bene. Che non ti faccia soffrire, che non ti picchi. Quello è importante. Ok? Cristina, è bello quello che ci sta succedendo. Chiedi a queste persone, a queste anime cosa vogliono. Intanto ci vuole la preghiera, però come ho detto tante volte, la preghiera detta col cuore. Non la preghiera detta con la bocca e via. Bisogna cercare di farlo seriamente, di farlo veramente col cuore. Ok? E poi fatti dire se loro ti contattano, è perché sei all'altezza di poter rispondere. Se no, lo farebbero con un'altra persona. Vai. Valeria, la sua mamma ti vuole bene sempre, è sicuramente più vicina di quel che tu credi. Florinda, ora è veloce,
Però tanto dopo io me le riguardo tutte, 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 tutte. I bimbi persi vanno nella luce subito, diretti, tranquilla. Scusa, mi daresti un pochino di acqua? Scusate, ma mi ha preso un po' di tosse. Grazie. Allora, ancora un pochino e poi si stacca, eh? No, Sara, no, no, no. Troverai sicuramente una persona, però bisogna che tu sia meno selettiva, eh. Forse pretendi troppo. Io col mio metto, sono quasi 50 anni che siamo insieme. Allora, Alessandra, prima di tutto, te non hai ancora accettato il tuo viaggio e devi accettare questo. E perché se te accetti che lei è andata via, e non piangi e non ti disperi, lei si farà sentire perché potrà andare avanti. Ma se te non accetti il suo viaggio, non accetti che lei sia andata via, non accetti che stai male, lei non va avanti, rimane ferma lì, bloccata. Lei ha bisogno di andare avanti. Quante reincarnazioni abbiamo? Chi lo sa? Finché non siamo anime pure, finché poi bisogna vedere la reincarnazione, ma se te vuoi t'accontenti di stare in fondo alla scala, puoi anche non reincarnarti più. Se invece vuoi progredire e andare sempre più in alto, finché non fai una vita terrena più regolare, più umana, non vai avanti. È vero, perché sono Carmela, sono talmente nascono già sapendo che loro sono angeli. Che andranno via presto, però lasceranno il dolore ai genitori. Però i genitori devono anche rendersi conto che non hanno fatto dei figli normali, ma sono dei figli speciali. E il Signore li vuole con lui. Buonasera. Buonasera. Sì, Florinda, puoi scrivermi su Messenger. Sì, su Messenger. Ah, aspetta, aspetta. José, mi puoi mandare su Messenger? Così poi semmai parliamo anche, eh? Ma se ti senti male, te lo dico proprio da mamma e da nonna, chiama subito il medico, chiama l'ambulanza. Non stare a casa a respirare male, te ne prego. Io tanto, se non ti vedo poi vuol dire che l'hai fatto, ma io ti dirò lo stesso una preghiera, cercherò di aiutarti lo stesso. Però non stare a casa se non stai bene, te ne prego proprio. Loredana, non ti arrabbiare con tuo fratello. Intanto, sai cosa devi fare?
Metti una fotografia di tuo fratello sotto il cuscino, magari non stasera, non domani, lo sognerai, però poi lo sogni. E poi se no, ho insegnato la candela. Ve la ricordate tutti la candela, vero? Accendendo una candela bianca, mettetela davanti a voi, dove non ci sia corrente d'aria, no? E quando la candela è bella accesa, provate a parlare alla candela come se fosse un vostro caro con chi volete parlare voi. La candela dopo un po' allungherà la fiamma e verrà sempre più alta. Allora quando la fiamma è alta, voi fate la domanda e la candela vi risponde, perché poi si ferma la candela. Se va in alto, se si allunga, vuol dire che è un sì. Se sta ferma, vuol dire che è un no. E poi a volte capita, un po' raro, però capita, che dentro c'è la fiamma bianca fuori, esterna, e poi dentro la fiamma è gialla. Allora, dentro la fiamma gialla, a volte, guardando bene, si può vedere anche dei volti. E i volti di chi pensate che vi si avvicina a voi. A me è successo in diretta qualche mese fa, qualcuno l'ha visto. È venuto un mio amico che erano tanti anni che era andato via, non l'avevo mai visto, non l'avevo mai sentito. E sì, che era una persona che faceva le cose che faccio io. Sapevo che anche lui era molto malato e ci eravamo fatti una promessa. Chi prima di noi fosse andato via, poi sarebbe tornato con un messaggio, con qualcosa. E lui si è fatto vivo dopo tantissimi anni. Per la verità sono 18 anni. E l'ho visto dentro la candela. E mi sono emozionata tantissimo, non potete nemmeno immaginare, anzi, mi sono anche vergognata perché non ci si dovrebbe emozionare così in diretta, però c'ero molto affezionata. E avevo imparato anche tante cose, lui da me, io da lui. E vabbè. Speriamo che possa poi un giorno ripeterlo. Così finiamo i discorsi che avevamo cominciato. Annalisa, sei sicura di non aver mai trovato un cuoricino? Di non aver mai visto? A me questa settimana mi è entrata una farfallina bianca in casa. Ma poi fatta strana questa farfalla. Ha le ali tutte sgrinate, sembrano tagliate con quelle forbicine, non so se le avete mai viste, quelle forbici che usano quando fanno i pacchi di Natale, con tutte sgrinate, con tutti i cosini. Questa farfalla ha le ali in quella maniera lì. Mai vista una farfallina bianca così, con le ali sgrinate? Lì è qualcuno che è venuto a trovarmi. Non sarà una Pasqua bellissima per me quest'anno, però andiamo avanti lo stesso.
Io do solo consigli, poi prendeteli come volete, io li do col cuore e basta. Io vi do tanti tanti auguri a tutti voi, di nuovo signora Lallana Tamburini, Enrico, Anna Maria Squiteri, Nicoletta Aprile, la Ilde e a tutti i membri di questo bel programma che ci insegnate tante cose, che ci insegnate e che cerchiamo di aiutare tutti il più possibile. Vi do la buonanotte, buona Pasqua a tutti.